Ben trovati da Giovanni Pinelli, parliamo di sport qui ad Obiettivo Sport perché è scesa in campo anche la Favioni sabato scorso nel campionato di Serie 1 di Vallamano femminile, giocando in casa contro l'Oderzo, promozione neopromossa nel massimo campionato per quanto riguarda questo sport. È fin da 36-24 per la compagine ospite, quindi ha espugnato il campo del Palasport Insulare della Magnini, Favioni che trova la sua terza sconfitta in altrettante partite e quindi ancora 0 punti in classifica, inizio non positivo di questo campionato per la squadra di Patrizio Pacifico, che ha fatto anche mea culpa a fine partita per aver sbagliato tatticamente l'atteggiamento nei confronti della cubana Duran, quanto legata all'Oderzo, che è giocatrice di assoluto valore, che ha spostato nettamente gli equilibri, ha realizzato 13 gol durante questa partita, 11 nel corso del primo tempo, 11 dei 20 realizzati dall'Oderzo nel corso della prima frazione. Quindi Faioni, che è andata subito sotto di 6-7 gol, nel secondo tempo ha cercato di recuperare, ma non è mai riuscita a togliere qualche lunghezza di svantaggio dalla formazione opitergina, che poi nel finale di partita, quando Faioni ha mollato, è riuscita a vincere questa partita addirittura con 12 gol di vantaggio. Quindi Oterzo che si conferma in testa alla classifica con 6 punti assieme al Salerno, che punta alla vittoria di questo campionato. Faioni che sarà impegnata sabato prossimo, alle 18, sul campo delle Estense al Palaboschetto di Ferrara. Quindi potrebbe essere una gara in cui la Fleury dovrebbe cercare di vincere, perché a mio parere i valori non sono così distinguibili tra quelli delle Stenze e quelli della Fleury, che scende nel campo, come detto, sul campo emiliano. Si chiude qui questo appuntamento di Obiettivo Sport. Ci vediamo domani per un altro approfondimento dedicato a una squadra che vi svelerò ovviamente domani. Buona serata.